Appena arrivato il nostro pranzino insieme al nostro amico social, eccolo là. Mauro o Mascar. Siamo a Erbezzo, abbiamo preso gnocchi di malga, insomma una specialità della zona delle malghe. Qui abbiamo tagliatelle e finferli. Il secondo è un'opera d'arte. Altra opera. Io azzanno, dolce immancabile. Ma che bello questo, ragazzi. Tirami su. Ma stai in dieta. Questa parola è stata eliminata. Quest'anno è stata eliminata. Tu sei a dieta, diglielo. Chi tu? Tu. Che significa? Tu, Francesco, cuccioletta. Dolce spolverizzato. Da chi? Chi da l'ha me? Spolverizzato? Ha spolverizzato anche Mauro, però. Anche Mauro ha spolverizzato. Okay. Questa, ragazzi, è la diretta concorrente di quella. Il proprietario è lui, persona fantastica. Questa è la moglie, la conoscete oramai. Mauro. Abbiamo mangiato Albergo Berna, abbiamo mangiato benissimo, ma soprattutto abbiamo mangiato con... Abbiamo conosciuto, insomma, una persona fantastica, veramente. Fantastica, ci ha offerto il pranzo. Cinghiali lombardi. Tu, inquadra in alto perché giù perdo punti. Il nome no. È una garanzia, ragazzi. No, cioè, sono state 3 ore di piacere. Sono stato benissimo anch'io. Non vedevo l'ora di conoscervi. È stato un enorme piacere, davvero. Veramente. Adesso facciamo un test. Dove andiamo? Adesso proseguiamo Lessinia, Alta Lessinia, Trans Lessinia, tutto. Ciao, grazie. E grazie ancora. Ciao. Qui dalla pizzeria e ristorante Berna, in cui ci siamo incontrati con Mauro, incontro piacevolissimo, però lui ci ha richiamati perché si è dimenticato di darci una cosa e stiamo tornando da lui. Eccoci. Eccoci qua. Una stupidata. Dai. Mio cugino lavora a Murano, lavora il vetro. No, ha fatto le cose un po' particolari, sono dei bicchieri, però in stile moderno, una cosa molto particolare. E ve li avevo portati apposta. No, ma sei un pazzo scatenato. Se c'è spazio, così sono individui, perché sono già confezionati. Allora, aspetta, siamo senza parole. Vedi se ti conviene metterli divisi? Sì, così. Tanto hanno già confezione, allora, quindi... Vedi, ragazzi, le valigie che sono importantissime. Una cosa creativa... C'è. Dai, vai! C'è anche spazio. Oh, oh. Senza parole. Però. Mi sono girato verso il bauletto, ho detto. Sì, ma intanto avevamo sbagliato noi a imboccare la stradina, quindi vedi? Tutto riporto. Mauro, non bastava quello che avevi fatto, non bastava. No. E auguri. Che mi avevi già fatto, tra l'altro. La generosità non ha confini. Oh, ragazzi, dai, andate. Mauro. Ciao, sì, un bacione. Grazie. Grazie. A te. Grazie davvero. È buono il primo video, siete partiti. Sì, sì, era quello. Ciao. Ciao, grazie ancora. Ciao. Mauro torna alla sua moto. Ecco. Grazie. Ciao. Che dire, che ripartiamo di nuovo dalla Berna. Abbiamo salutato di nuovo Mauro con i suoi super regali infiniti. Questa generosità e questo atteggiamento ci fa essere fieri di far parte di una comunità che è allargata, è quella italiana, ma è quella della specie umana che tira fuori il meglio di sé, davvero, ragazzi. 2 giorni intensi. Noi ripartiamo ora con 1000 emozioni nel cuore, però adesso faremo l'Alta Lessinia, Trans Lessinia, chi più ne ha più ne metta, eccola qua. Arriveremo fino al rifugio Castelberto, perlomeno al parcheggio sotto, come dice Francesco, perché probabilmente non potremo raggiungere in moto. Faremo tutta la SP14, il meteo si è un po' annuvolato, ma d'altronde siamo sulle Prealpi. E con questo panorama, con la pancia piena di prelibatezze, abbiamo mangiato benissimo. Laggiù si intravede uno spicchio del lago di Garda, tra la montagna più alta e un altopiano più basso. Stiamo salendo di quota 1433, l'aria è più fresca, la vegetazione pian piano sta cambiando, si dirada un po'.
con la strada dovrebbe diventare sterrata, per la gioia di Francesco faremo anche questo tratto. Questa che abbiamo di fronte è sicuramente una malga, un abbeveratoio. Siamo nel Parco Naturale Regionale della Lessinia. Verso questa direzione andremo Rifugio Malga Lessinia e Rifugio Castelberto, mentre il Passo Fittanze è dall'altra parte. Da qui ha inizio la Trans Lessinia. L'abbeveratoio si è prosciugato, mazza che sterrato, la vegetazione è decisamente cambiata, sembra quasi di stare in Scozia, dove c'era quell'abbinamento di questi colori, il viola, il giallo e il verde. Francesco come Heidi, gli sorridono i monti. Dietro le quinte, fermi sulla SP14, la Trans Lessinia, Sara che studia per i suoi monologhi sulle malghe, sull'Alta Lessinia, e io invece che cerco di portarmi a casa qualche foto ricordo. Là in fondo il suono delle campane delle mucche e intanto aspettiamo che esca il sole. Eccolo, eccolo! Vai, vai, vai! Foto veloce! Foto veloce! Poi si continua lo studio matto disperatissimo. Guardate quanto è bella la Tenerona tutta impolverata. Anche per testare il cuscinetto non è male questa strada, dai. Questa più o meno è la situazione della strada. C'è un po' di ghiaia grande smossa, ma comunque ragazzi fattibile. Se la faccio io in due la può fare chiunque. Dopo aver scattato diverse foto e aver un po' studiato, ripartiamo parlando della Lessinia e dei suoi abitanti, perché qui si stabilizzò anche un popolo chiamato i Cimbri, di origine tedesca, che scesero dalla Bavaria invitati dai feudatari imperiali per poter lavorare i boschi. Erano boscaioli e nella loro lingua, appunto, boscaiolo si diceva Zimbar. Perché sono importanti i Cimbri? Perché tutt'oggi rappresentano una delle 12 minoranze linguistiche italiane. Qui c'è il bivio. A sinistra si va verso il rifugio Castelberto, però raggiungibile solo a piedi o in bicicletta. Invece da quest'altra parte andiamo verso il rifugio Primaneve e verso il Monte Tomba. Andiamo! Il rifugio Castelberto è una delle zone più elevate della Lessinia. È oggi un rifugio, quindi un ristorante, mentre era una caserma austriaca. La Malga Lessinia è anch'essa oggi un ristorante ed era la caserma italiana. È infatti questa la zona in cui passava il confine dell'impero austro-ungarico, quindi il confine anche italiano. E è in questa zona che nel 2014 è stato inaugurato un ecomuseo all'aperto, dove poter visitare le trincee, le gallerie, le mulattiere dove si nascondevano i soldati e dove venivano nascoste anche le munizioni. Oggi è lunedì, non abbiamo incontrato nessuna moto se non due persone in bicicletta. Siamo a 1650 metri e infatti la temperatura è abbastanza bassa, ma si sta bene perché ancora soffriamo del caldo in valle.
vedi se passa. Non mi fido. Tanto bello. Indietro, vai indietro. Lo vedi? Sì, sì. Questa è in posa. Vieni. Sì, che va a fare una foto? Se prendo la macchina sono convinto che scappa via. Sta ferma. Non ti muovere, marmottina. Dove vai? Dove vai tu? Fra. Fatto troppo. Ok. Intrepida comunque, eh. E se vi dovesse servire, lungo la SP14 c'è il bagno. Siamo a 1708 metri. Ecco quello che facciamo durante le nostre soste. Si intravede un grosso massiccio. Fotografa il massiccio e la moto. Andiamo. Prima neve, probabilmente questo nome perché è qui che arriva la prima neve della zona. Francesco dice che dato che siamo arrivati al rifugio prima neve, la Translessinia dovrebbe essere giunta quasi al termine. No, la strada non è il massimo. Dice c'è una bella vista, sì, a 360 gradi quasi, perlomeno a 180 dato che l'ingresso al prima neve è chiuso, però c'è il rifugio Monte Tomba qui sotto che è aperto, ma noi non dobbiamo fermarci, per cui ripartiamo perché il navigatore mi dice verso le 8 l'ora di arrivo. Non voglio far tardi a Sara perché poi se non mangia chi la sente? Esatto. Anche se oggi abbiamo mangiato tanto, quindi con l'immagine della tricolore svolazzante si riparte. Vuoi guidare tu? No, vai. Facciamo l'ultimo pezzettino. Viene su un odorino però dal rifugio Monte Tomba, niente male. Ultimo pezzettino di strada abbastanza impegnativo, sia a salire, figuriamoci a scendere, però. Noi siamo venuti su da questa parte, dalla parte destra, quindi scenderemo proseguendo la strada verso questa direzione. Ecco il rifugio prima neve. Serrata compiuta, fine Translessinia. Finisce qua il parco naturale regionale della Lessinia. Ed ora direzione Torbe, dove passeremo la notte. Tenerona, dice Fra, number one. E anche la moglie, number one. Siamo andando a parcheggiare la moto
dietro all'osteria. Francesco è contento perché la tenerona sarà coperta. Anche perché oggi è stata bravissima, sotto il sole, ha fatto tanto sterrato. Abbiamo fatto 4 milioni di curve. Ho gli occhi imbrossi perché un po' di polvere, comunque è stata grandissima. Non è impegnativa la traslessinia. C'è qualche punto un po' da stare un po' attenti. Con la moto carica e con la moglie dietro. È vero, quindi anche colpa mia. Ora scarichiamo tutto, facciamo una cena veloce e poi a riposarci per ripartire domani. Poco rifocillati perché siamo arrivati da poco. Dai, abbiamo una trattoria proprio qua sotto, io eccomi qua. Per la felicità di qualcuno non cambia il vestito. Dai, dai, non cambia andiamo. Il vestito. Se no, quella signora lì cambia si cambia sempre i vestiti. Rimetto lo stesso. Beh, forse sarò più motociclista, non lo so. Dai, dai, non sei una motociclista, sei una mototurista. È vero, o anche turista da solo. Va bene, va bene. Questa dovrebbe essere la sala per fare colazione. Allora, coniglio, non so in che modo sia cucinato, vedo carote, sughettino, servito con polenta, melanzane fritte, patate al forno, cipolle di Tropea marinate in umido. Buon appetito! Questo è il risultato. Si va andando, ragazzi. Andiamo a fare, allora, ecco, iniziamo un'altra fila. Iniziamo un'altra fila dell'Ago di Garda, del viaggio in Normandia. Dai, dai, questa volta sono stata più brava. Sono stanca ma più lucida, ho bevuto poco alcol. Quindi ragazzi, non faremo colazione qua, che ci hai chiesto a che ora vorremmo fare colazione e dove farla, se sì. Qua o di sotto. O di sotto, probabilmente all'esterno, vediamo, abbiamo, per noi va bene anche di sotto. Al primo colpo? Magistrale. Letto patronale. Come sempre a fine video, fine giornata, ricompaio io per vostra felicità, ma è solo per dirvi che questa sera non si scartano regali. No, davvero no. Buonanotte ragazzi. Ciao, ciao.